Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, prima di dirvi tutte le note che troveremo nella nuova Season 5, ve lo ricordo di andare a guardare il video di questa mattina alle 8, perché ragazzi, stasera alle 19:30 regaleremo 3, e dico 3 pass battaglia. Quindi ragazzi, non perdiamoci in brodo di giuggiole e andiamo a vedere quella che sembra essere la season più incredibile di Fortnite, ragazzi. Prima patch notes, ragazzi, avremo un go-kart! Oh mio Dio! Si chiama Terrain Kart! Nella nostra modalità Battle Royale è una macchinina che ci si può salire in due, raga, probabilmente sostituirà il carrello ed è esattamente uguale, lo vedrete tra poco dietro di me, è esattamente uguale ai go-kart dei golf. Ma no, prendi alcuni amici! E vai a fare un giro, si potrà salire in 4 probabilmente, ragazzi. Probabilmente in 4. Attenzione, nuova nota, ragazzi. C'è una nuova modalità di gioco. Si chiama Rifts. Mettiti alla prova con il tuo coraggio e passa attraverso un rift. Sei in una corsa sfrenata. Non sappiamo niente, ragazzi. Vedrete delle immagini passare dietro di me. Attenzione, perché ci sono degli update per le armi. E per gli oggetti, i fucili ora indicano quanti pallini colpiscono che saranno visibili all'interno del reticolo, in modo che non diciamo sempre toglie 5 il pompa, ragazzi. I motivi della diffusione del fucile sono stati regolati per essere coerenti, in modo che praticamente, questo è quello che ho appena detto, hanno sistemato, vi fanno vedere nel reticolo i pallini, in modo che noi sappiamo con esattezza quanti pallini colpiscano il... Oh mio Dio! Il bersaglio, ragazzi, il fucile pesante, il fucile tattico pesante non spara più 5 pallini alla volta, ne spara 10 alla volta, ragazzi, incredibile, 10 pallini contemporaneamente. Hanno comunque tenuto invariato il danno massimo del medesimo fucile. Possiamo solo avere più probabilità di fare più male con i fucili a pompa, quindi sembra li abbiano migliorati, ragazzi. Ah, tolgono il double pump. Dopo aver sparato con un fucile, un altro fucile non potrà essere ingaggiato per un breve periodo di tempo. Quindi nessun double pump, ragazzi, nessun più double pump. Il mirino del fucile serve come bersaglio e quando si mira fa combaciare quello degli altri fucili di precisione con i proiettili. Non ho idea di cosa voglia dire. Hanno sistemato, ragazzi. Hanno bilanciato le SMG che adesso dovrebbero essere più coerenti con i danni, erano leggermente OP. Allora, ragazzi, hanno sistemato anche tutto quello che riguarda il danno da gettata dei proiettili, i danni ridotti all'80% fino a 35 metri, 85% fino a 47,5 metri. E 65% ridotti a più di 50 metri e 75% a più di 70 metri. Non è specificato, penso che sia tutto relativo alle SMG, quindi alle mitragliatrici leggere. Andiamo, ragazzi, nel gameplay, raga. Andiamo, ragazzi, nel gameplay. C'è il nuovo kart, si chiama ATK. Il nuovo kart ha spazio per l'intera squadra. Si va su in 4, raga. Ottieni un aumento di velocità dopo la deriva. Non so cosa voglia dire. Oh mio Dio! Il tetto, ragazzi, il tetto del kart fa da rimbalzo. Che figata! Che figata, raga! Possiamo saltare sul tetto del kart e utilizzarlo come se fosse una piattaforma rimbalzante. Grazie, Leo! Lavorare insieme come passeggeri posteriori servirà per superare gli ostacoli con il kart. Oh! Appoggiati dietro e rilascia contemporaneamente per un salto più alto. Questo non so cosa voglia dire, ragazzi.
Appoggiati indietro tenendo premuto S sulle tastiere o trattenendo la levetta per i controller. Sembra che i giocatori dietro, raga, potranno andare e far andare il kart più veloce. Mappa aggiornata, oh mio Dio, mappa aggiornata. Abbiamo un nuovo bioma, si chiamerà deserto. Abbiamo una nuova posizione, si chiamerà Paradise Palm. Abbiamo un'altra nuova posizione che tradotto in italiano è collegamenti pigri. Ci sono poi un sacco di nuove location senza nome apparse sulla isola di Fortnite. Da adesso, ragazzi, i cerchi centrali della tempesta, il 7, l'8 e il 9, si possono spostare in direzioni casuali, invece che limitarsi a ridursi seguendo una stessa riga. Quindi quando la tempesta si chiude, si sposterà e si ridurrà alla nuova posizione. A partire dalla stagione 5, le sfide progressive non saranno più limitate a una singola season, le puoi completare con calma al tuo ritmo. Le sfide progressive ora si completano e verranno acquisiti una quantità fissa di punti esperienza e non dipenderanno più dal nostro livello stagionale. Questo non capisco, perché già prendevamo uno stesso tot di punti esperienza. I controlli del giroscopio, per chi usa i controller, sono stati aggiunti alla Nintendo Switch. Quindi puoi regolare le impostazioni dal menu impostazioni. Allora, le sfide settimanali sono divise in due sezioni, gratuite e del pass battaglia. Le prime tre sfide saranno disponibili gratuitamente, le ultime quattro saranno disponibili solo se possiedi il pass battaglia. La soglia per sbloccare il premio per la sfida rimane sempre a 4 sfide. I giocatori del Down But Not Out, credo che, non so cosa voglia dire, hanno ora una collisione minore. Precedentemente la loro collisione era in piedi, dice. Penso che si parli del salvo al mondo, impedendo ai giocatori del DBNO di strisciare sotto le porte. In alcuni casi bloccano la collisione. I giocatori che erano accovacciati quando abbattuti, invece, ragazzi, torneranno in uno stato di accovacciamento al risveglio, quindi non saremo al risveglio di nuovo in piedi. Allora, l'emulazione ora interromperà lo sprint, non so cosa voglia dire. Oh mio Dio, ora si guadagnano, grazie Frank, ora si guadagnano i punti esperienza mentre si pressano i compagni di squadra nelle 50 versus 50, nei team da 20 fino a 3 volte per partita. 10 punti esperienza, 10 punti esperienza, 30 punti esperienza. Il reticolo delle armi ora svanisce leggermente quando si ricarica, quando si va appunto a mettere le munizioni o si cambia l'arma. E la videocamera del giocatore finalmente ora si può utilizzare anche fuori dall'acqua quando si cammina nei laghi. Hanno aggiunto un sacco di prestazioni, hanno migliorato un sacco di bug, ma direi che per questo video ci possiamo fermare, ragazzi. Season 5 pronta, adesso a giocarla sarete voi. Noi ci vediamo in live. Iscrivetevi e un bel pollicione in su. Ciao!